Passò ancora qualche minuto e lontano dall'imboccatura della baia apparve Marino. Filippo rilevò che le sue bracciate erano vigorose come l'andata. Arrivato sotto bordo, come un prestigiatore che fa uscire un coniglio dal cilindro, estrasse una magnifica stella marina e la porse in visione a Filippo, inginocchiato appunto. Il ragazzo se la rimirò tra le mani per alcuni secondi, poi Marino la chiese indietro ricevutala. La lasciò inabissarsi delicatamente in acqua. «Perché l'hai gettata via?» chiese stupito Filippo. «Non l'ho gettata via. L'ho riposta in acqua, gli animali si possono ammirare e credo che abbiamo già creato sufficiente disturbo a questa splendida stella marina. Gli animali e le piante si uccidono e si estirpano non per piacere ma per bisogno, per nutrirsi o per difendersi. Sì, hai ragione», dovette ammettere Filippo dopo una breve riflessione. Miglio dopo miglio, quel viaggio per mare stava diventando per Filippo un affascinante percorso di conoscenza, sia dei propri mezzi che della vera natura del nonno. Il ragazzo pose la scaletta fuori bordo per agevolare la risalita. Marino grondante salì sul ponte e iniziò ad asciugarsi. Filippo silente lo osservava, notando che nonostante l'età, l'anziano istriano conservava un fisico di tutto rispetto, asciutto, senza un filo di grasso e le nervature tutte evidenti. Trasmetteva la sensazione di possedere ancora forza. «Dove eravamo rimasti?» disse Marino mentre stava asciugandosi i capelli. «All'8 settembre 43», rispose pronto Filippo. «Noto che stai attento», disse sorridendo. Ma dopo essersi messo l'asciugamano sulle spalle si sedette sul pulpito. A quel punto il sorriso scomparve per lasciare spazio di nuovo al racconto. Il simbolo della nostra terra è una capretta, un'immagine quasi emblematica e profetica della fine. «Che cosa vuoi dire?» chiese Filippo. «Che come lupi famelici, un diabolico gioco di tutti contro tutti, titini, tedeschi, cetnici, ustascia, si avventarono su quella capretta inerme per smembrarla, dilaniarla e ucciderla. Pochi giorni dopo l'8 settembre, come ore barbariche ai tempi di Roma, i partigiani scesero in Istria. In quei terribili giorni proviamo l'assaggio di quello che poi, con precisione scientifica, fecero in seguito gli uomini del maresciallo jugoslavo, quando presero definitivamente possesso della nostra terra. Il nostro esercito era allo sbando, il re lontano, in fuga verso il sud dell'Italia. Eravamo la merce di tutti, difesi solo da quelli che storicamente passarono per cattivi, ma in quella situazione, difesero l'italianità. Perché cattivi? E chi erano questi? Sovrappose con foga la domanda a Filippo. In una guerra è difficile classificare precisamente buoni e cattivi, e di solito chi vince colloca i perdenti tra cattivi. Dopo una pausa proseguì, erano soldati italiani, quelli della decima MAS, che con coraggio cercarono di difendere l'italianità, la nostra terra dall'invasione. Ma era come tentare di fermare il diluvio universale. In quei pochi mesi accadde di tutto, era iniziato il tempo del terrore e con esso i primi massicci infoibamenti. Infoibamenti, e cioè? Chiese il ragazzo. Ancora oggi si parla poco di queste cose, quasi che le vicende della nostra terra dovessero rimanere seppellite per sempre nell'oblio, cancellate, come mai esistite. Quando dopo pochi mesi i tedeschi si ripresero con poca fatica l'Istria, era tutto. E la popolazione li accorse quasi come liberatori, ma ci sbagliamo. Anche loro avevano in progetto di annettersi la nostra terra nell'Adriatisch-Kunsterland. Così a quel punto fummo abbandonati da Dio e dagli uomini al nostro destino. Scese il silenzio. Marino doveva scegliere le parole giuste per illustrare al ragazzo i fatti storici più drammatici. Guardò negli occhi il nipote e riprese la narrazione. «Filippo, se tu prendessi ora in vocabolario in mano e cercassi la parola foiba, troveresti questa dizione, cavità carsica. Ma le foibe furono sepolcro per tantissimi di noi». Marino si alzò in piedi a scrutare l'orizzonte e continuò osservando. «Sarà il caso di procedere con ordine». Poi, abbassando gli occhi, disse: «Purtroppo ci ritorneremo più avanti su questo». Prese una bottiglia d'acqua e beve. Dopo essersi asciugato con il palmo della mano, proseguì. «Anche Nazario, il padre di Marino, era in mezzo al caos. E fece quello che tantissimi militari allo sbando fecero. Gettò la divisa e ritornò a casa. Lo vidi arrivare in abiti borghesi, con una striminzita valigia. Non era il guerriero con la divisa fiammante che ricordavo, ma averlo vicino a me era come toccare il cielo con un dito. Papà, accanto a me». Nonostante l'Europa in quei momenti fosse a ferro e fuoco,
Per me quel periodo fu bellissimo, ma come tutte le cose anche questa durò poco. Vedevo però mio padre sempre più preoccupato e ne aveva ben ragione. Infatti un giorno salì fin su da noi un'auto che si fermò proprio davanti a casa. Quell'auto, come quella che accompagnò la mamma nell'ultimo viaggio, non era portatrice di buone notizie. Scesero tre uomini in divisa. Quello che da ruolo appareva al capo era, per un ragazzino come me, un essere enorme, forse alto, quasi 2 metri, vestito di nero. Ricordo che su quella divisa e sulla visiera campeggiavano 2 teschi che in controluce luccicavano come brillanti. Colomone aveva uno sguardo che incuteva paura e l'aspetto, come potrai capire tra poco, confermava pure la sua natura. Cercavano papà, uscì in cortile e vedendoli si accigliò. Il capo del gruppo parlò con tono secco, duro. Nazario, rimettiti la divisa. Nazario, con tono gentile ma deciso, argomentò dicendo che non avrebbe più rivestito la divisa e che ormai era tutto finito e che voleva rimanere a casa con la sua famiglia. Le miti parole di mio padre sortirono un effetto contrario rispetto a quello sperato. Il capo si rigidì e, alzando la voce, disse: «Sei un traditore». Poi le sue parole resero ancora più drammatica la situazione. «Se resterei qui sarei comunque preso dai tedeschi», disse Glaciale, per dar maggiore enfasi all'ordine, terminò serio. «Se non rimetti la divisa, ti ammazzo qui, sul muro del Tugurio di Candusio, davanti a tuo figlio», indicando il muro a secco dietro di loro. Io ero terrorizzato, in quel preciso istante percepivo la tragicità della guerra. Iniziai a piangere aggrappandomi ai pantaloni di mio padre. Quell'uomo imponente avanzò una borsa verso papà. Lui la prese. Tutti entrammo nell'angusta cucina mentre Nazario salì al piano superiore per vestirsi. Lei, la matrigna, fino a quel momento era rimasta in silenzio. Quasi a rendersi invisibile, dall'angolo della cucina mi guardò e disse: «Marino, restemo de novo soli». Ma il suo tono questa volta non trasudava odio, ma preoccupazione. Io mi volsi al capo chiedendo: «Lo portate a Cittanova?» Ero ansioso di sapere il destino di mio padre. «Non lo so, non ci sono ancora direttive», rispose con aria marziale. Nazario poco dopo scese vestito in divisa. I tre lo presero e uscirono. Io lo seguì, ma al momento della partenza mio padre mi baciò. Io non smettevo di piangere. Papà, come per giustificarsi, mi disse con infinita dolcezza: «Pensavo che saremmo rimasti finalmente insieme».